Il momento di parlare con il nostro gradito ospite che salutiamo e che andiamo a ringraziare per essere con noi, si tratta di Nicola Fazzini. Buongiorno a te Nicola. Buongiorno a te e telespettatori. Grazie di essere con noi. Nicola è un musicista, in particolare suona sax, contralto e soprano, insomma è una tradizione ormai decennale quella che ci porta indietro nel tempo del grande jazz. Nicola però è venuto a presentarci una iniziativa che ovviamente ha a che fare con la musica, è stata Ca' Foscari. Esatto, il Ca' Foscari Jazz Festival è cominciato giovedì. Giovedì. E si svolgerà fino a domenica, ogni giorno ci sarà un concerto, giovedì sono esibiti gli allievi della Musica Foscari, un ensemble nato per l'università, nell'ambito dell'università, coinvolgendo gli studenti, diretto dal professor Daniele Goldoni, che è anche il direttore artistico di questo piccolo festival, ma già importante, la sua seconda edizione. Sì, scusa, ci riferiamo all'Università di Venezia. Venezia, esatto, sì, Ca' Foscari di Venezia. Sì. E, ieri il primo concerto Digital Primitives, presso il Teatro Ca' Foscari a Santa Marta, d'Orso Duro. Mi hanno detto io non c'ero, andrò stasera al primo concerto, al mio primo concerto del festival, che è stato un successo di pubblico. Tra l'altro i concerti sono tutti a ingresso gratuito, quindi una cosa assolutamente divulgativa, rivolta agli studenti dell'università in primis, ma a tutti gli appassionati in generale di musica. Stasera ci sarà il quintetto di Myra Melford, una pianista eccezionale, quindi ospiti internazionali, interessanti, di altissimo livello, non necessariamente i nomi più frequentati dei jazz festival, anche questa è stata una precisa scelta del direttore artistico. E, domani sera invece è un progetto che è stato in qualche modo commissionato proprio dall'università, in anteprima, che mi vede coinvolto come direttore e come musicista, Crei, un ensemble e un progetto più ampio che coinvolgerà in una fase successiva anche gli studenti e altre progettualità che sono rivolte, Crei un acronimo di composizione, ricerca e improvvisazione, parlavamo prima di incubatori di idee, un incubatore di idee dedicato alla musica. Ecco la foto, grazie al collega Davide Romanut e a Nicola soprattutto che ci ha fornito questa foto dell'ensemble di cui fa parte l'ensemble. Sì. Sì. Dicevamo sì, appunto, è bello anche appunto questo acronimo, scusa, vuoi riproporlo? Significa? Composizione, ricerca e improvvisazione. Improvvisazione, e beh, insomma, c'è tutto quanto. Sì, fa... sì, l'intenzione è anche di uscire dal jazz, no? Abbiamo necessità di nuove idee, certo, nuove strade da percorrere e coinvolgere un pubblico nuovo, quello dei giovani, e dobbiamo un po' uscire forse anche da certi schemi accademici e divisioni stilistiche che forse non corrispondono neanche alla modalità odierna di fruizione della musica, no? Per cui sì, un ensemble dedicato in generale a chi fa musica di ricerca e al di fuori anche del jazz, insomma, questo è proprio l'esordio assoluto, quindi siamo in una fase embrionale, ecco. La risposta dei giovani qual è stata? Questa è la seconda edizione del festival, e sia l'anno scorso che quest'anno so che la risposta è stata ottima, cioè nel senso teatro esaurito, a dimostrazione che anche facendo una musica non necessariamente commerciale e una proposta culturale di spessore, c'è risposta da parte dei giovani, della cittadinanza. Quando si ha anche il sostegno, come in questo caso, quando è organizzato da un autorevole ente come l'università, ovviamente non possiamo che essere felici di far parte di questo progetto. Musica Foscari Jazz Fest, dunque vi ricordiamo sabato e domenica dopo le prime due serate, cioè l'altro ieri e ieri, sempre orari fra le 21 e le 18, però domenica c'è anche un 17:30, perché c'è anche la presentazione di un libro, no? Ritratti in jazz. Sì, di Murakami, verrà tenuto da Enrico Bettinello, perché diciamo, questa, oltre all'università c'è la collaborazione appunto della Scuola di Musica Thelonious Monk, sì, che io rappresento, e del Teatro Fondamenta Nuove, di cui Enrico Bettinello è il direttore, è il giornalista, e presenterà appunto questo libro Ritratti in Jazz, che avrà anche questa una funzione divulgativa presso la biblioteca alle Zattere dell'università. Ah, molto interessante, dunque appuntamento di questo weekend denso di appuntamenti non solo per ascoltare ma anche per leggere la musica. Grazie a Nicola Fazzini e a domani, giusto? Domanissimo. A domani per l'appuntamento con il Crei Ensemble di Nicola Fazzini. Grazie al nostro ospite.